Abitate qua voi? Sì, questa io abito qua. Casa. Ma se uno... Se... Meglio di scusa, così non ci poteva andare. Queste, questi qua ci lavorano sopra su tutte le cose. Io parlo per amore. Che lo vedo. Lo parlo con il cuore, va bene. E poi naturalmente le cose come verranno fatte, ma bisognerebbe farla alla luce del sole, pulite, tranquilli. No, sappiamo questo e sappiamo l'altro. Quindi lei ha sempre votato Berlusconi? A tutti, eh? Lei ha sempre votato Berlusconi? Sempre Berlusconi, sempre. Con il cuore. E oggi vi arriva sotto casa. So. Vede che bella fortuna, ma non fortuna per me. Fortuna, mi dispiace per i giovani. Per lui molta sfortuna. È un'ingiustizia. È un'ingiustizia. Perché? Perché è un'ingiustizia? Perché quell'uomo non ha bisogno di portarlo qua. Ah, questi qua sono ben curati, quelli che sono qua, senza bisogno di Berlusconi. Mi scusi, ma arriva Berlusconi, lei si presenta con la maglia rossa? Non ha paura che la prenda per un comunista? Stai lavorando sulla politica, io non c'entro niente con la politica. E io il rosso lo porto sempre. Perché è un bel colore. Perché ci piace, sì. Siamo molto onorati. Tu sei uno di quelli che... amministra tutte le cose, ammetto, sono uno di quelli. Non è così, se tu mi dici mi parli dalla mia maglia, arrivederci, ma non lo aspettate.